Se Regione Abruzzo, per bocca dell'assessore al turismo Guido Liris, e Comune di Ovindoli si leccano le ferite ma pensano già al ricorso in Consiglio di Stato, esultano per il momento le associazioni ambientaliste che avevano proposto ricorso per i nuovi impianti sciistici nella nota località della provincia dell'Aquila. Un progetto che, secondo gli ambientalisti, avrebbe deturpato il paesaggio in una terra considerata il Colosseo della biodiversità. Un progetto per il quale c'è stato lo stop del TAR Abruzzo. Come associazione abbiamo fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ricorso che abbiamo vinto, contro gli impianti di risalita. Perché? Perché verrebbero realizzati in un'area importantissima per la fauna e per la flora all'interno del Parco Regionale Silente Velino, e verrebbero realizzati attraverso sbancamenti enormi, più di 10 ettari, che verrebbero completamente distrutti per stessa ammissione del proponente, e quindi gli habitat e le specie tutelati a livello comunitario verrebbero sostituiti da piloni e piste da sci attraverso sbancamento del terreno. I giudici del Tribunale Amministrativo hanno detto che questo è incompatibile con le norme poste a tutela di queste specie, di questi habitat a livello internazionale. Poi ci sono stati problemi enormi, censurati appunto dal TAR, rilevati dal TAR, per quanto riguarda la procedura amministrativa. Ora l'assessore Liris dice che la Regione farà ricorso al Consiglio di Stato. Ovviamente noi anche in quella sede porteremo le nostre ragioni. Gli ambientalisti pongono anche il problema su come impiegare le risorse pubbliche e su quali modelli di turismo dirottarle. Sulle Alpi, dicono, in considerazione dei cambiamenti climatici, stanno cercando nuove forme di turismo che si stanno imponendo. L'uso di 10 milioni di euro di fondi pubblici dovrebbe essere indirizzato verso altri tipi di investimenti, intanto per recuperare criticità ambientali dai depuratori alle discariche dell'altipiano delle Rocche, che diciamo deturpano un ambiente importante come il Parco del Sirente, e poi di rivitalizzare i centri storici e fare attività turistiche a basso impatto ambientale, garantendo un turismo durante tutto l'anno e non solo per lo sci da discesa.